ho utilizzato tutti gli strumenti che ce l'ho in mano per denunciare una situazione che è impossibile. Allora, il lavoro questo è per rendere visibile come la popolazione palestinese sta sottoposta a un regime militare d'apartheid, dove i diritti umani fondamentali vengano violentati ogni giorno, applicando una politica di segregazione razziale e soggiogazione. Allora, mi concentrato il lavoro sulla difficoltà dei movimenti che affrontano i palestinesi ogni giorno. Per capirlo meglio, immaginate che state, per esempio, qui in Napoli e non potete andare a una città, a Roma, e dovete chiedere un permesso per andare a visitare a Roma, o per visitare i vostri familiari o fare un giro. Allora, per un palestinese, per andare a lavorare, per andare a studiare, per visitare i suoi familiari o per andare alla sanità pubblica, all'ospedale, necessita un permesso. Per esempio, i contadini, molte volte, per arrivare alle sue terre, dove vive il contadino, il villaggio, e la sua terra sta fuori, però il muro attraverso la sua terra necessita un permesso. E molte volte lo danno il permesso, però non lo danno il permesso ai suoi familiari per aiutarlo a raccogliere olive. Allora è un allora è un permesso che non è valido. O per esempio gli studenti come voi che studiano all'università di Birzeit, che è una seconda università che sta nel territorio occupato di Palestina, studiano Gerusalemme in diapositiva, in immagini, perché non possono arrivare a vedere tutto il patrimonio culturale e architettonico che sta in Gerusalemme. E molte volte anche in checkpoint passano delle storie molto, molto tristi, molto drammatiche. Molte volte delle donne che stanno incinte e devono andare a apparire in un ospedale, per esempio in Gerusalemme, che in Gerusalemme ci sono molti ospedali molto importanti. Ah, vediamo il film. Allora, io farei così, metterei prima il film in modo che i ragazzi possano comprendere un po' meglio, ok? Allora, speriamo, incrociamo le dita. Quindi, Memory of the Land di Samira Barranco.